codice che ti sto per far vedere è stato scoperto da Lance McDonald, lo stesso tipo che un paio di anni fa praticamente è riuscito a sbloccare i 60 fps su Bloodborne. E si è messo a cercarlo dopo che il creatore di Nier Automata, Yoko Taro, alcuni anni fa ha detto che aveva nascosto un easter egg nel gioco che non era mai stato scoperto. Il codice puoi attivarlo soltanto dopo che hai guardato il filmato che ti sto per far vedere, quindi se hai già superato questa parte nel gioco non puoi tornare indietro e andare nel posto indicato e inserirlo, non funziona così. Per arrivare al famoso filmato ci sono due possibilità, o ricominci il gioco come ho fatto io, visto che comunque mi piace molto, e, insomma, oppure poi, se hai già finito il gioco, a caricare il capitolo giusto che ti faccio vedere e ripartire da lì. Una volta che hai spostato Chubby nel punto in cui ti faccio vedere, se sei un OG non dovresti avere troppe difficoltà a tenerli in posizione mentre inserisci il codice. Se invece non ce la fai, puoi usare un trucco che sarebbe il trucco per il trucco. Praticamente tieni premuto la parte sinistra del touchpad prima di inserire il codice. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right, I'll work my way inside from the ground. In modo che il gioco accetti il codice, devi tenere premuto il grilletto di destra durante l'intera sequenza. Allora, sul D-pad devi premere alto, basso, alto, destra, sinistra, quadrato, cerchio, triangolo, croce. To player, please respond to this query. Do you, faithful player, have anything you would like to say to other players who are suffering because they cannot finish Nier Automata? Understood. Returning to title screen. Ok, se ti interessa vedere un making of di questo trucco, puoi guardare il canale YouTube di Lens in cui ti fa vedere un po' come è arrivato a questa scoperta.